Gli ultimi video che ho pubblicato di Herman Hesse sono tratti da questo libricino, Una biblioteca della letteratura universale, pubblicato dalla Adelphi nel 73, un libricino di cui non avevo sentito parlare, non avevo tracce. Come mi è arrivato tra le mani, sono andato qualche giorno in vacanza con uno dei miei figli, con il secondo in particolare. E si era portato questo libricino, insomma, ce l'aveva con sé. Lui fa i mercatini, per cui ogni tanto compra degli stock di libri così, che vengono eliminati nei traslochi, quelle situazioni là. E ogni tanto se li legge. E si era portato questo, insomma, aveva letto soprattutto le prime pagine, mi ha detto che erano anche, quando gli avevo chiesto di cosa stava leggendo, mi aveva detto. Me l'aveva mostrato e mi aveva detto che era carino, insomma, che era un libro interessante, soprattutto all'inizio. Lui aveva letto le prime pagine. E quindi, questo per dire come si arriva, spesso in rapporto con il libro, no? E quindi me lo sono fatto prestare, insomma, in un giorno l'ho letto. E in realtà non è un romanzo, non è una cosa così, ma come anche il titolo fa prevedere, è un po' una piccola raccolta di saggi scritti in epoche diverse, in anni che vanno dal 1907, mi pare, fino al 45, e che riguardano il modo di scrivere, insomma, cosa ci si può aspettare dalla scrittura, dalla lettura, insomma, come essere buoni lettori, quei libri che intendono, o quei saggi, quegli scritti che intendono un po' aiutare a comprendere un metodo. Un po' mi ricorda la lettera ad un giovane poeta di Rilke, che più o meno è stata scritta poi nello stesso periodo, all'inizio del Novecento, e pubblicata un po' più avanti, mi pare intorno al 21, e quindi non so se per esempio esse conoscesse quella lettera così. Ma insomma, tratta poi di questioni con le quali gli scrittori spesso vengono a trovarsi a confronto. Per esempio, quando qualcuno ti chiede un parere su quello che fa, insomma, tu sei lo scrittore un po' affermato, insomma, un punto di riferimento e qualcuno ti manda le sue prove, qualcosa per avere da te un parere, un consiglio, insomma. E allora è un libro che contiene di questi saggi. Diciamo che il più importante e che io non ho letto è quello sulla formazione, su quello che non deve mancare in una biblioteca che si rispetti. Insomma, è un po' un consiglio, una selezione delle opere più importanti della letteratura mondiale, insomma, no? Che non devono non esserci in una biblioteca personale, che si rispetti. Ovviamente lui fa un elenco che secondo me è anche un po' così, un po' pedante, cita moltissima letteratura che poi spesso è anche quella che troviamo nelle antologie, insomma, ovviamente fa una selezione a modo suo e questo l'ho saltato perché mi sembra un po' inutile riportarlo, insomma, eventualmente chi lo voglia leggere lo troverai in questo libretto se riesci a procurarselo, perché è stato edito abbastanza tempo fa, una cinquantina d'anni fa, e comunque fa parte della piccola biblioteca della Delphi come edizione. È interessante avere anche questa panoramica delle opere fondamentali per Herman Hesse, anche se a me sarebbe piaciuto di più che lui scrivesse o descrivesse il suo, non so se l'abbia fatto in altre opere, non lo conosco, se lui descrivesse il suo percorso di lettura, cioè come ha cominciato a leggere, quindi quali sono stati i primi libri che in qualche modo lo hanno invogliato a proseguire e gli hanno creato questa passione, e quindi il suo percorso personale, come è cresciuto, come è passato da un libro all'altro, quali sono stati i momenti chiave della sua vita nelle quali il libro ha dato un contributo
contributo, insomma, ha creato un punto di svolta oppure una conferma. E questo però non c'è. Però cita ogni tanto, insomma, libri che lui si è letto 4 o 5 volte, insomma, no? Quindi questa necessità di fare comunque all'interno di questa enorme panoramica inconoscibile di tutta la produzione mondiale, di trovare i tuoi libri, insomma, no? E di concentrarsi nella qualità, in pochi libri che ti dicono, che ti guidano anche nella vita, in qualche modo, in cui trovi non solo risposte, ma anche conferme, in cui senti che riesci a scavare nel significato della vita, che ti aiutano a trovarci un senso, piuttosto che non disperdersi in un mare di letture inutili, insomma, di letture che poi una volta abbandonate non ti lasciano niente, quasi neanche il ricordo. Cose che condivido, insomma, io penso che sia importante che abbiamo pochi libri di riferimento, insomma, su quelli spesso troviamo già molte cose che ci servono e che ci possono anche guidare. Pochi libri, ma buoni, ben conosciuti, ben letti, bene studiati, bene assimilati. Quindi poi cita anche, poi c'è anche un racconto in cui c'è una sua esperienza di scrittore, insomma, in cui va a fare un reading, lo chiamano, e un po' capisce come in realtà i contenuti che lui vuole dare siano, insomma, che la gente pensi ad altro, insomma, non sa neanche cosa aspettarsi da lui in questo reading, insomma, viene quasi delusa perché, insomma, sono più portati a mangiare, a bere, insomma, a chiacchierare, a fare altro che non ascoltare quello che dice il conferenziere, un po' degli aneddoti, insomma, della sua vita. Queste cose le ho un po' saltate e mi sono fermato a leggere alcuni saggi. Di questi saggi la lettura è integrale, per cui, insomma, se mettete insieme questi saggi avete poi la panoramica di quello che c'è scritto in questo libretto, insomma, è quasi come leggerlo integralmente, appunto, con l'eccezione di queste due cose che ho detto. Può essere un libro datato, però io lo trovo attuale. Spesso abbiamo bisogno di consigli seri, non quelli che ci vengono per lo più propinati attraverso il web di giovani lettori e recensori che spesso ti fanno dei lunghi elenchi dei libri della settimana, dei loro acquisti, e di cui non capisci come viene attuata la scelta, magari guidata dal colore della copertina, o guidata dal prezzo, o guidata da chissà cosa. C'è in fondo anche una contestazione di questo approccio che sembra entusiasmare molto certi youtuber, una scelta guidata non da fattori esterni, insomma, ma anche dai tuoi momenti della vita, dalla conoscenza della panoramica che ti si offre e dalla necessità di conoscere, di avere un bagaglio di conoscenze che puoi trovare fondamentalmente nei classici, insomma, no? E come molta letteratura sia spazzatura. Consigli anche agli scrittori, in qualche modo. E questi consigli, queste considerazioni che lui fa, sono, secondo me, sono valide anche nel mondo d'oggi. E non hanno perso di valore, come non ha perso tutto sommato di valore lo strumento libro negli ultimi 100 anni, nonostante tutto quello che è successo nel campo della tecnologia, insomma, no? Nonostante l'avvento del cinema prima, anzi della radio ancora prima, del cinema, poi degli altri mezzi di comunicazione di massa, adesso del computer, della rete, di tutto quello che in qualche modo tende a riproporre anche il contenuto del
del libro e degli appunti con altri mezzi espressivi. Insomma, gli altri mezzi espressivi non hanno del tutto, anzi, non hanno per niente soppiantato l'importanza dello strumento libro, della parola scritta. E lui fa anche una considerazione su come sia importante per capire bene anche la lettura ad alta voce, quella magari fatta dal soggetto stesso che legge, non tanto da un altro che ti legge, però insomma, è importante per avere un'idea anche sulla musicalità della parola, del verso, della frase, che anche questa è una componente importante di quello che si legge. Quindi una serie di considerazioni, un saggio che è ancora valido, che ci può dare ancora dei consigli utili, che ci vengono da una persona che è un grande lettore, dice di aver letto più di 10.000 libri, molti dei quali più volte, anche 4-5 volte evidentemente. E ovviamente lo conosciamo anche come scrittore. Poi come scrittore sappiamo che è contestato, nel senso che ci sono molti che lo amano e ci sono anche molti che lo contestano, insomma, che è uno scrittore che divide. Perché? Perché lui ha anche questa, forse non lo so perché, ma insomma, per cui lui ha anche questa passione per quello che è il mondo altro, di altre culture, di altre letterature, insomma, che ha scoperto che sono diventate importanti, soprattutto la cultura orientale, quella cinese, giapponese, indiana, ma non solo, che lui ama e frequenta, insomma, no? E quindi questi mondi che hanno una dimensione altra rispetto alla nostra visione occidentale del mondo, pratica, efficientista, una persona che divide. A me sono simpatiche le persone che dividono. Nel mio piccolo anch'io divido. Trovi spesso dei commenti anche lusinghieri per quello che riguarda la funzione di lettore, trovi commenti in cui ti dicono sì, mi piace la tua voce, sto bene in tua compagnia. Trovi altri che ti dicono invece ma com'è terribile la tua voce, insopportabile, l'audio fa schifo, queste cose qua. Divisioni. Quando un qualcosa divide vuol dire che in qualche modo richiama l'attenzione, non passa indifferente, sei una presenza. E quindi le cose possono essere, quando non sono indifferenti, c'è chi le ama e c'è chi le contesta, insomma, perché se sono dei momenti lusinghieri, di piacere per alcuni, diventano delle provocazioni per altri. Siamo portati a queste divisioni, no? Siamo portati a prendere o a rifiutare. E spesso le cose stanno nel mezzo, insomma, no? Insomma, siamo una fonte di contraddizioni, cioè le contraddizioni stanno dentro di noi. Noi le esprimiamo. Allora, all'interno di queste contraddizioni, chi poi le porta dentro, le vive, e magari, come dire, si immerge in queste contraddizioni, ne ha la consapevolezza, ne ha con la consapevolezza che il bello non sta tutto da una parte né tutto dall'altra, però si pone a modo suo. Ecco, allora quando ti poni in maniera un po' originale, quando sei te stesso, insomma, no, non segui un modello, questo modello rappresenta sempre un elemento di, chiamiamolo ancora, contraddizione in chi ti ascolta. Ed è molto facile che proprio quando ti poni in maniera personale, sei te stesso, chi ti vede reagisca in maniera opposta, diversa, agli estremi. Ad alcuni piaci, ad altri invece non piace, anzi susciti qualcosa di un momento di rifiuto. Qui addirittura succede poi per personaggi che non dovrebbero essere momento di contraddizione, non so.
grandi artisti, ma non grandi artisti costruiti da un pubblico di massa, insomma, grandi artisti, mi riferisco, non so, grandi pianisti, Michelangeli, Sokolov, altri, in cui vedo nei commenti anche alcuni, per fortuna pochi, non mi piace. E allora non si capisce perché, quando qualcuno ha raggiunto delle vette irraggiungibili, insomma, ci sia sempre qualcuno qui dentro che si vuole distinguere facendo vedere che, insomma, chissà perché, insomma, quello che è una vetta quasi irraggiungibile non gli piace. Misteri di questo mondo, insomma, ma tutto sommato misteri anche in parte comprensibile, perché quando qualcuno fa qualcosa di veramente interessante, si pone al di fuori di una logica comune di massa, di qualcosa fatto per piacere a tutti. Ci mette anche qualcosa di suo, di personale, anzi molto. E quando uno ci mette molto di personale, trova sempre chi lo apprezza e chi lo contesta. Ecco, un saluto.